per le elezioni e parla appunto sui referendum e invita a non andare al voto come referendum sulle trivellazioni, lui che parla appunto di democrazia è credibile appunto come i mafiosi che qui a Roma sostengono il Partito Democratico. Ma il problema elettorali. Vorrei rettificare anche il Corriere della Sera, perché mi hanno detto che ha scritto che mi sono girata verso la parte del Partito Democratico e gli ho detto Sozzoni. Ma immaginate io che mi giro e gli dico Sozzoni. No, rettifichiamo, gli ho detto mafiosi, schifosi, siete delle merde, ve ne dovete andare, dovete morire. Glielo dite di tutti i colori. C'è il politico non può andarsene via così, dobbiamo fare una specie di processo. Ecco perché il castello, un processo online, senza violenza, proprio nel web. Quindi saranno processati i politici, vediamo i soldi che hanno preso, abbiamo già un algoritmo pronto, vediamo di fare un politometro, loro hanno fatto il redditometro, però il diritto che i cittadini possano processare la classe politica è un diritto acquisito. E visto che siamo riusciti, grazie alla volontà popolare, a cacciare un condannato dal Senato, se dobbiamo aspettare comunque il suo parere per andare avanti, convochiamolo con le manette magari, lo facciamo sedere nella sua maggioranza e andiamo avanti, ma facciamolo seriamente. Allora, Claudio Cerasa, Movimento 5 Stelle.